aspettava di più, secondo me, questa partita. Sì, volevamo far di più sicuramente, anche tutte le ragazze sono convinte che l'idea con cui sono partite iniziale era di fare una partita molto più importante. Purtroppo in questo momento, in queste partite qui, l'attenzione è giocare brutti scherzi. Siamo stati molto fallosi all'inizio della partita per quanto riguarda sia le battute che i colpi d'attacco, dove abbiamo fatto delle scelte con poca lucidità, e dall'altra parte della rete abbiamo fatto una squadra comunque che stava giocando molto bene, abbiamo provato a tenere botte in difesa, però alla fine, alla lunga, il loro percentuale d'attacco sugli esterni hanno fatto un po' la differenza, soprattutto con Carcace e Sortolani, sono riusciti a mettere giù dei palloni importanti e noi invece abbiamo fatto molta fatica in attacco stasera. Va detto che Perugia, insomma, ha giocato una grande partita dopo l'ottima prestazione del Palabarca. Sì, sì, loro ovviamente è una squadra che come nomi è una squadra molto forte, che doveva sicuramente stare in una posizione classifica diversa. Siamo stati forse un po' sfortunati ad aver incontrato proprio loro in questo primo abbinamento, però merito loro, stasera non c'è niente da dire, perché sicuramente nell'arco della partita non ci sono stati nessun momento in cui ci hanno mollato con intensità di battuta, con difesa, non ci hanno regalato niente, quindi ci hanno complicato molto la vita, quindi tanti meriti a loro. Coach, forse considerando appunto anche gli infortuni, i vari problemi, forse più di così quest'anno non si poteva fare, o forse sì? No, non so, sicuramente hanno fatto molto le ragazze, probabilmente non siamo arrivati in questo momento avendo avuto una dose sempre molto risicata negli ultimi due mesi con tante energie, quindi abbiamo dovuto giocare sempre con le solite sei e un po' magari a fine stagione abbiamo pagato, però ripeto, stasera serviva una prestazione dove ci voleva molta lucidità e molta capacità di gestire l'attenzione, non ce l'abbiamo avuta, tutto qua. Stiamo cominciando a lavorare per organizzare la prossima stagione, che speriamo ci regali altrettante momenti positivi, e adesso piano piano è presto ancora per scendere nei dettagli, però la società sta lavorando bene, quindi speriamo di riuscire a ripetere, se non a migliorare la stagione di quest'anno.